Ciao a tutti ragazzi, qua è Tony, benvenuti in questa nuovissima lezione. Come potete vedere è cambiata la nostra location perché ora non sono più a casa vecchia, ma mi sono trasferito in un attico a casa nuova, dove poi sicuramente vi farò vedere anche un video di tutto il tour, di tutto quello che c'è da vedere. Per ora questa è la mia stanza, poi vi farò vedere tutto il resto della casa in un altro video e quindi da adesso in poi ci sarà questo nuovo spazio. Ora vi faccio vedere giusto prima di iniziare la nuova lezione. Ovviamente scusate ragazzi se siamo mancati tanto, ma ho lanciato un ebook gratuito che trovate il link in descrizione, quindi è un ebook sul trading dove voi potete andare a vedere tutti quanti i concetti principali dello smart money. Lo smart money è un metodo intelligente di operare esattamente come operano le banche, quindi poi trovate tutto in descrizione, ci farò anche delle altre storie, sicuramente un altro video qui su YouTube. Però in questa lezione di oggi vedremo le figure di continuazione e di inversione dal trend, dove impareremo a capire quando riconoscerle come se si trovano. Quindi passiamo prima dalla teoria, prenderemo un estratto del mio percorso, che vi ricordo il percorso completo, ragazzi, trovate in descrizione. Tutti i link in descrizione dove il mio link, diciamo, tutti i miei link dove il mio team vi assiste in modo gratuito, quindi se volete potete parlare con loro su WhatsApp e anche in modo in via telefonica. E prima di partire, ovviamente, guardate, allora vi faccio un breve tour della stanza, ma proprio breve, eh? Allora, questa è la porta, qui ho messo tutte le scarpe, qui c'è l'armadio con tutte le cose varie, poi comunque lo farò rivedere nuovamente su YouTube. Qui c'è un armadio con tutte le felpe, qui ci sono tutti i vestiti. Qui c'è un altro armadio che devo ancora sistemare con le robe più o meno primaverili. E poi niente, questa è la stanza che devo ancora finire. Qui ci sono un po' di cazzi, un po' di cose che ho messo dell'infanzia. Qui ci sono altre scarpe, qui ci sono orologi, cosi, i pop, le cose di Witton che ho messo le cose. Qui c'è la mia postazione che ora andremo ad accendere per prepararci al video. Poi qui c'è il letto, qui c'è una sedia, poi ovviamente qui andranno tutti i libri e tutte le mie cose. Qui ci sono tutti i miei attestati di YouTube, il master in analisi tecnica e posso insegnare il trading. È quello di FTMO. Questa nuovissima lezione che finalmente andremo a vedere insieme, dove vedremo una parte dell'estratto del mio percorso base, dove andremo a vedere le figure di inversione dal trend di continuazione. Prima di iniziare, ricordo a tutti quanti che chi volesse intraprendere i percorsi formativi ed essere seguito da noi o da me in persona a 360 gradi, o volesse anche avere informazioni, ci sono tutti i link in descrizione dove potete chiamare il nostro consulente in maniera totalmente gratuita. Quindi, ragazzi, potete fare veramente tutto quello che volete perché li mettiamo a disposizione apposta per voi. Quindi, come dice la parola stessa, queste figure che si creano graficamente, che possono essere dei triangoli, dei quadrati o dei rettangoli trasversali, sono delle figure che preannunciano o un'inversione o una continuazione dal trend in atto, ok? Quindi andiamo a vedere innanzitutto prima le caratteristiche che formano quelle di inversione, ok? Le figure di inversione si verificano con meno frequenza rispetto a quelle di continuazione. Sono considerate molto più profittevoli di quelle di continuazione, indicano appunto un indebolimento dal trend, quindi poi c'è l'inversione dal trend, e la durata temporale superiore a quelle di continuazione. Quindi finché si formano queste figure passa molto più tempo rispetto a quelle di continuazione. Questi, diciamo, sono i quattro punti che vanno imparati a memoria per riconoscere delle figure, ok? Questa fa parte dell'analisi grafica, ok? Che ovviamente fa parte sempre dell'analisi tecnica. Quindi, andando avanti, guardate. Come vedete, queste sono le candele che già abbiamo studiato. Se voi guardate, la forma delle candele, in questo caso, forma la figura di inversione più famosa conosciuta in tutto il mondo. Il test spalle, ok? Infatti, se guardate, il grafico fa una sale, fa una spalla, quindi scende, poi fa una testa, quindi un massimo più alto di quello di prima, poi scende di nuovo, fa un altro massimo che è simile al massimo sinistro della spalla sinistra, per poi scendere, ok? Ecco perché si chiama testa e spalle, proprio perché c'è una testa e due spalle che solitamente hanno la stessa altezza, ok? E la neckline invece è il punto in cui toccano i due minimi, in questo caso 1 e 2, prima di fare la testa e prima di fare la spalla. Ovviamente, ragazzi, al rovescio è la stessa cosa, c'è un minimo, un massimo, un minimo che è decrescente, poi questo massimo che è uguale a questo qua. Poi l'altro minimo è più alto de di quello della testa per poi rompere. Quindi l'entrata migliore, ragazzi, è entrare sul retest, come c'è scritto qui. Quindi voi aspettate che cosa? Che il prezzo rompa i minimi della neckline. La neckline si chiama la linea di collo, quindi la linea che va a delineare la figura.
poi aspettiamo un retest e su questo retest entriamo, ok? Formalmente queste figure non le troverete mai tutte perfette, quelle che andremo a vedere, e neanche sui grafici si trovano, specialmente quelle di inversione sono molto rare da vedere. Infatti vedete, questo è un esempio, quindi questa è la spalla sinistra, questa è la testa, questa è la spalla destra, e poi vedete c'è il pullback qui e poi si scende. Quindi come ben potete vedere, a volte le troverete anche la neckline in modo trasversale, non sempre dritta, e viceversa, dipende dalle figure. Poi abbiamo il doppio massimo e il doppio minimo, ok? Che come ben vedete sono molto simili a testa e spalle. Come dice la parola stessa, in realtà ragazzi sono figure molto stupide e anche molto apprendibili solo guardandole. Doppio minimo e doppio massimo, come dice la parola stessa, sono due minimi della stessa altezza o della stessa, cioè sia massimo che minimo sono della stessa altezza, ok? Quindi questi due sono alti allo stesso modo e questi due sono bassi allo stesso modo. Quindi un minimo A e un minimo B di fila preannunciano che cosa? Un'inversione di trend. Lo stesso punto, qui immaginatevi un supporto, qui una resistenza, doppio massimo viene respinto dalla resistenza, un altro massimo viene respinto, quindi noi qui già possiamo pensare che sia ovviamente un doppio massimo e quindi una figura di inversione per andare short. Ovviamente, come dico sempre ragazzi, cercate sempre delle conferme, non basatevi solo sul perché ha toccato due volte, ok? Poi ovviamente abbiamo il triplo massimo e il triplo minimo, ok? Che sono praticamente uguali e anche questi hanno il target che deve essere largo quanto la figura, ok? Che cosa significa? Che se il triplo massimo è largo, diciamo il range in cui oscillano i tre doppi massimi, sono 50 pips, ci si aspetta che il target sia 50 pips, ovvero la larghezza stessa, come preannuncia anche la freccia, la larghezza stessa della figura di continuazione. Infatti qui la figura è larga tanto, ci si aspetta che il target debba essere la larghezza tra i minimi e i massimi del triplo minimo, ovviamente anche il triplo massimo. Vedete qui per esempio c'è una zona di resistenza, il prezzo tocca una volta, viene respinto, tocca la seconda volta, viene respinto, alla terza volta qui abbiamo già un segnale per poi andare a vendere. Questa è un'altra neckline che potrebbe essere anche una trend line in realtà, quindi neckline, trend line, la stessa cosa, e poi andare a vendere in questo punto. Vedete, il prezzo scende, ritorna qui dove sta questa freccia che è appunto, immaginatevi qui c'è un supporto, scusatemi, una resistenza, infatti questa linea qui è una resistenza, il prezzo scende, ritocca la resistenza e poi riparte ancora a scendere giù, ragazzi, molto semplice. Dopodiché c'è un esempio col triplo minimo, vedete il prezzo scende, fa tre minimi uguali, quindi rimbalza due volte creando tre minimi uguali e due massimi uguali, al che poi rompe la resistenza qui e qui si compra. Si aspetta sempre il retest sulla resistenza rotta e poi si parte, come vi ho già insegnato svariate volte. Poi abbiamo il pattern più difficile che non troverete mai, che si chiama il diamond pattern, ovvero il diamante, ed è formato come anche le figure di inversione, non le troverete nei grafici in maniera perfetta, ma le troverete in modo diverso, ma in sostanza rimangono sempre loro, sempre con le stesse regole. Vedete qui per esempio c'è un diamante, non è perfetto, anzi in realtà è totalmente strano, specialmente qui, vedete qui il diamante è giusto, come l'emoticon di WhatsApp ragazzi, si vede che è un diamante. Trend line qui, trend line qui, trend line qui, e qui in questo caso dovrebbe essere il prezzo tecnicamente più basso, qui sfora di poco, però vedete forma un diamante, si misura l'altezza del diamante e poi si entra quando il prezzo rompe il diamante, quindi vedete qui dice anche entry on breakout, quando il prezzo rompe il diamante si calcola lo stop loss sotto gli ultimi minimi come in questo caso, e poi la distanza, quindi il target, deve essere la stessa che si misura grandissima, più o meno grande quanto l'altezza del diamante stesso, quindi la misura di qua sarà più o meno il target di qua, ok? Quindi molto semplice in realtà. Benissimo, detto questo passiamo subito alle figure di continuazione che sono importanti e quindi preannunciano una pausa del trend per poi continuare. La durata è inferiore a quella di inversione, quindi si mostrano e si creano in modo molto molto più rapido, indicano una pausa del trend, quindi magari c'è un rialzo, pausa, quindi congestione, e per poi riprendere il trend primario. Poi forniscono ottimi obiettivi di prezzo per il prossimo movimento, proprio perché ti fanno capire che guarda, io sono in trend rialzista, mi sto fermando, ma sono pronto a continuare, ok? E sono caratterizzati dai bassi volumi e dalla bassa volatilità. Questa è una caratteristica importante, ricordatevela sempre, quando vedete la volatilità che si comprime e i volumi che si abbassano, significa che ci potrebbe essere una figura di continuazione o semplicemente una congestione, quindi una congestione significa quando il prezzo
non ha volatilità e rimane in uno stretto range per poi partire o verso su o verso giù. Andiamo a vedere subito un esempio. I pattern di continuazione, non concentratevi in questo momento sui nomi perché potrete impararveli quando volete, ma concentratevi sulle figure. Si chiamano cuneo cadente, cuneo crescente, che ovviamente sono l'opposto uno dell'altro, rettangolo bullish e rettangolo bearish, quindi avete rialzo, pausa, rialzo, ribasso, pausa, ribasso, poi pennant rialzista e pennant ribassista, ok? In realtà tra le figure di continuazione, ragazzi, ci sono anche le flag che abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, anche i canali paralleli, ok? Però se guardate, tutte le figure hanno tutto il target largo quanto la figura stessa. Vedete, la distanza tra il rettangolo da qui a qui è la stessa del target, anche qui la distanza da qui a qui, perché si prende la parte più larga nei pennant, quindi da qua a qua, da qui a qui, da qui a qui e da qui a qui si proietta una volta che c'è stato il breakout e il retest, più o meno per sapere a grandi linee dove potrebbe essere il nostro target, si fa in questo modo. Andiamola a vedere però, guardate. Queste figure vanno cercate quando c'è una pausa di consolidamento, come abbiamo detto, del trend, e occorre imparare a memoria per poi ritrovarle nel mercato. Vedete, qui il trend è rialzista, il trend fa una fase laterale che corrisponde appunto a una figura di continuazione, rettangolo rialzista, per poi esplodere verso alto. Prima di esplodere fa il retest, che è la parte rossa, e poi sale. Ovviamente qui c'è la parte ribassista, stessa cosa per i triangoli, ok? Come vedete, qui ci sono le famose flag di cui vi stavo parlando, che anch'esse sono una figura di continuazione, perché c'è un trend rialzista, poi il trend fa dei massimi e dei minimi decrescenti, come in questo caso, per poi prepararsi a rompere l'altro, la resistenza, per poi partire rialzista e viceversa in modo ribassista. Infatti la figura è formata dal canale parallelo più il quarto tentativo di rottura, solitamente si aggira intorno a questa situazione qua. Vedete, qui c'è un esempio pratico con le candele, guardate. Questa cosa è una flag rialzista, che è questa, ok? Più un pennant prima. Infatti, vedete, il grafico fa che cosa? Andiamo ad analizzare. Vedete, la volatilità si comprime. Più va, più diventano piccole le candele, fin quando, boom, esplode. E che fa? Ripete lo stesso concetto con un'altra figura, facendo una flag, infatti. Le candele che sono esplose sarebbero l'asta e tutta la congestione sarebbe la flag, ok? Quindi in questo modo il prezzo, vedete, piano piano si comprime, boom, esplode, crea l'asta, mentre esplode si comprime per poi aspettarsi un'ulteriore rottura, ok? Potrebbe anche essere che non rompe, perché non funzionano sempre al 300% queste figure, a volte in realtà funzionano anche al contrario. Intanto è che potreste trovare una figura di continuazione e avere una resistenza sopra. Immaginate qui una resistenza, io lì per esempio non andrei long, aspetterei e vedrei prima una rottura, altrimenti vado a short, perché a volte le figure possono essere anche di inversione oltre che di continuazione. Quindi guardate sempre il contesto e guardate sempre le figure dove si trovano. Qui c'è un altro esempio, guardate ragazzi, c'è uno strappo rialzista, poi c'è una flag e poi boom, si accelera. Di nuovo qui, guardate, si sale, qui c'è un triangolo, ok? Il prezzo, guardate, si comprime, e poi dopo un po', boom. In questi casi, per esempio, non ha fatto il retest, quindi dopo aver rotto e aver fatto il breakout, non è ritornato nel punto a retestare per darci l'entrata. E non sempre sarà così. Qui c'è un riassunto di tutto quello che abbiamo detto: teste, spalle, rettangoli, canali, flag, i wedge, i triangoli, i doppio massimi, i doppi minimi, i triplo massimo e il triplo minimo. Quello che vi posso consigliare, che consiglio anche ai miei studenti quando fanno il percorso con me, non soffermatevi sui nomi, perché i nomi è una cosa che potreste imparare in un qualsiasi momento. Soffermatevi sulla loro forma, soffermatevi su come si formano. Tanto per farvi un esempio pratico, visto che ci siamo, andiamo a vedere se ne troviamo qualcuna. Qui abbiamo per esempio euro yen in live davanti a voi, vediamo se me ne trovo una. Ecco, qui per esempio andiamo a guardare, c'è il caso di un triangolo che a 15 minuti, ovviamente ragazzi, più il time frame è alto più la figura è, diciamo, affidabile, ok? Se noi andiamo a vedere, qui c'è a 5 minuti, perché io ormai le vedo neanche senza dover disegnare, c'è questo triangolo che è perfetto, ok? Guardatelo, ve lo disegno, eccolo qua. Guardate cosa è successo qui. Veniamo da un trend palesemente ribassista, ok? Penso che comunque lo riuscite a vedere, questo è un trend ribassista. Il prezzo cosa fa? Arriva a rompere dei minimi consecutivi, torna dove? Sulla nostra zona di resistenza, e mentre ci torna, guardate, crea
una compressione, quindi il prezzo inizia a comprimersi. Guardate, questa volatilità, questa candela gialla è altissima, però dopo guardate inizia a comprimersi, a fare sempre candele più strette, più strette, più strette, più strette, finché boom, cosa fa? Rompe tutti questi due massimi, questi tre in realtà, tutti questi, facendo un nuovo minimo, rompe 1, 2, 3, 4, 5, 6 minimi, creando questo qui, ok? Quindi come vedete solitamente il triangolo si fa di 1, 2, 3, 4, 5 punti e dopo il prezzo appunto va verso il basso, ok? Quindi tenderà ad andare verso giù, come in questo caso. Quindi come vedete questo triangolo, guardate cosa ha fatto, ha rotto, ha offerto il retest effettivamente, che è in questo punto, e in questo punto noi potevamo mettere stop dove? Sopra gli ultimi massimi, che erano questi del triangolo, e il target dove? Fine qua, ok? E avremmo fatto un'operazione da 4.87%. Questo è un esempio perfetto di figura di continuazione, perché il trend è ribassista, ma il trend rifiata, mentre rifiata crea una figura di continuazione ribassista, perché ricordiamoci un trend ribassista in questo momento, anche se a 5 minuti, e poi vedete crea l'esplosione verso giù. Adesso vedete continua a scendere, potrebbe effettivamente continuare a scendere e creare altre entrate. Noi potremmo entrare diciamo anche qua, ma qui non parliamo di figure. Vediamo su un altro pair se troviamo qualcos'altro, vi faccio vedere l'ultimo esempio. Un trend rialzista, la flag, avremmo potuto avere qui una linea di supporto, perché vedete qui il prezzo si appoggia qui e qui più o meno ha sfiorato, quindi sì, facilmente il suo percorso questo così così così, poi rompe, vedete, fa un retest e poi risale, esattamente questo quello che ha fatto, vedete. In questo caso lui cosa ha fatto? È andato quasi a ritestare la flag, che vi ricordo la flag è formata da una resistenza superiore che è questa e una resistenza inferiore che è questa. Ritorna quasi a retestare la flag e poi rompere. Ovviamente io qui non sarei mai entrato, ma sarei entrato piuttosto qui, ok? Sarei entrato sulla rottura, stop qua, è una cosa del genere, un 1 a 2 molto tranquillo. Diciamo magari qui avrei stretto lo stop, me la sarei rischiata un po', avrei fatto una cosa del genere, diventa quasi un 1 a 5, un 1 a 4. Bene, ovviamente ragazzi potremmo stare qui tutto il tempo a vedere figure di continuazione, però diciamo le migliori sono queste qui. Sicuramente vi servirà del tempo per impararle. Quello che vi consiglio io è, anche per impararle in modo mnemonico e anche a saperle riconoscere sul grafico a occhio, esercitatevi a trovare. Come prima cosa trascrivete, potete mettere pausa al video, quello che volete, trascrivete tutte le figure di continuazione, queste, e trascrivete anche quelle di inversione, i tripli minimi, i massimi e anche il test e spalla, che è il più famoso. Disegnatevi su un foglio, studiateveli e poi andateveli a cercare nei grafici. Questo è il modo migliore per imparare i test e spalla, le figure di continuazione, di inversione, i triangoli e tutto quanto. È il metodo migliore che ho usato anch'io quando ho iniziato 10 anni fa a fare trading. Poi ci sono altre figure di continuazione che in realtà ci sarebbero, che vorrei farvi vedere, ma sono figure molto rare che non si trovano praticamente quasi mai. Probabilmente se me lo richiedete farò anche un altro video a proposito. Quindi direi che per questa lezione è tutto ragazzi, io spero vi sia piaciuta sulle figure grafiche che crea il prezzo, quindi quando il prezzo si muove in determinati modi crea una figura stessa, ok? Questa è un'analisi grafica, ok? Detto questo, vi ricordo che a tutti quanti che i link per parlare con me e il mio team e avere info sui nostri percorsi e iniziare ad avere un'entrata extra sono tutti in descrizione. Non so dove li andrà a mettere il team, li troverete comunque sicuramente sempre nella descrizione. Per questo video è tutto ragazzi, noi ci sentiamo al prossimo video e spero che anche questa lezione formativa vi sia stata utile. Da qua è Tony, alla prossima per tutti, ciao!